particolare ringrazio anche tutti i miei compagni di viaggio con i quali ci siamo impegnati in questa campagna elettorale, che è stata impegnativa in alcuni momenti, anche devo dire carica anche di polemiche eccessive. Smettiamo allora da subito. Diciamo che siamo veramente stati tutti concentrati sulla campagna elettorale, sul parlare con le persone, sul confronto con i cittadini, cercare di parlare non dei temi della politica nazionale ma dei temi locali legati alla realtà di Porto Mantovano e ai bisogni che noi riteniamo siano quelli dei cittadini di Porto Mantovano. Quindi noi abbiamo impostato una campagna elettorale sui temi locali, quindi anche il fatto che da noi non siano stati, come dire, invitati rappresentanti nazionali o regionali del Partito Democratico è stata una scelta precisa, ovviamente non perché non ci riconosciamo nel partito, ma perché volevamo tenere il dibattito sui temi nostri. Come abbiamo costruito il programma, ecco, sui temi di Porto Mantovano, sui bisogni di Porto Mantovano. Devo dire che sicuramente questo è il risultato che è dovuto anche all'appoggio. No, sicuramente anche l'appoggio di Viva Aeroporto è stato importante per ottenere questo risultato. La prima cosa che faremo, ovviamente l'abbiamo detto l'altro giorno, due cose: il famoso contributo al progetto della canottieri Mincio, che era quello per la verifica ambientale, cioè l'indagine ambientale.